Ciao a tutti, siamo in diretta dalla Warming Tire Area, ovvero qui si scaldano le gomme in vista della partenza della prima prova speciale. In azione abbiamo l'equipaggio francese Johan Rossel, che è uno dei favoriti alla vittoria per quanto riguarda il WRC2 Albi, una categoria molto molto combattuta, quella del WRC2. Sì, buongiorno a tutti da Alberto Broianigo, ovviamente da Camilla Ronchi. È vero, hai ragione, non mi ero presentata, però vogliono vedere loro. Eravamo, Camilla, pianificati di partire con Rossel, quindi ecco qui siamo veramente alle primissime azioni della Rally Italia Sardegna 2023. Quindi primi momenti per scaldare le gomme, anche se stamattina c'è stato lo shakedown, il più veloce di tutti è stato Esa-Pekka Lappi, che è qui per portarsi a casa un terzo podio della stagione, sarebbe un bel risultato. Quindi dopo l'azione di Johan Rossel, che si dirige verso lo start proprio della prima prova, che si chiama Albi, non so se lo sai, Olbia Kabu Abbas. Sai cosa significa Kabu Abbas in sardo? Devo ammettere, cara Camilla, ignoranza. Allora, devi chiedere a Marco Giordo, perché me l'ha detto l'anno scorso. In sardo significa capo delle acque, quindi è già un bel nome che è nel destino di questi ragazzi, eh? Come sapete, Camilla Ronchi è la speaker ufficiale del Rally. Da quanti anni, Camilla? Allora, da 6 anni, sono davvero orgogliosa di questo. Ogni anno è una emozione che si rinnova, per me l'evento più bello di tutti. Ma attenzione, perché stiamo inquadrando innanzitutto Pierluigi Lube con Nicola Gisul, che insomma caccia anche loro di un bel risultato. Pilota transalpino che quest'anno, per il primo anno, ha un programma completo nel WRC al fianco di Hoyt Tanak. E anche da loro ci aspettiamo un bel risultato, anche se in conferenza stampa Pier ha detto che cercherà di andare tranquillo. Ci crediamo? Ma mi sembra un pilota che dice di andare tranquillo, io veramente non l'ho mai sentito, cioè l'ha detto, ma poi quanto sincera fosse non lo so. Comunque sai, è un rally lungo con mille incognite, e quest'anno abbiamo anche il meteo che finalmente sembra giocare qualche scherzo, quindi il fatto che lui dica di stare tranquillo magari potrebbe essere anche una strategia per non incorrere in qualche problema. Allora, qui ci dicono che il nome del monte qui vi vicino, allora Marco Giordo, ricordiamolo, National. Beh, Camilla, abbiamo interrotto il nostro commento, ma tutti muti perché il sound è quello delle URC. Purtroppo non riusciamo a trasmettere agli amici da casa anche il profumo di gomma calda che no, qui in cabina di commento riusciamo a sentire, ma dicevi, Camilla? In cabina di commento c'è poco perché siamo live proprio in mezzo. Potremmo anche farlo vedere, facciamo, ai nostri amici. Facciamo vedere la nostra cabina di commento. Questa è la cabina di commento. Da vedere listi, in realtà siamo appoggiati al guardrail qui sulla tire warming zone, scusate, ma è rally anche questo. No, dicevo, Albi, alla faccia di chi era nostalgico del sound delle WRC Plus, mi sa che cantano anche queste, anche le ibride, eh? Beh, direi proprio di sì. Tra l'altro, guarda, oggi finché ero a casa Aci, che aspettavo degli amici, nell'ospedale di Toyota, nell'assistenza Toyota, che è praticamente di fronte a casa Aci, non so dirti cosa stessero facendo, ma hanno acceso il motore in modalità, penso, di partenza, e praticamente tutto il parco assistenza si è girato, stupito, perché il rumore era onestamente molto forte, quindi è stato un momento interessante. Bene, ma vai a inquadrare quel ragazzino lì che ha il cappellino, lo riconoscete, signori e signori, guardate Dani Sordo che arriva in Sardegna e ogni volta ci pianta qualcosa di buono. Ha già vinto 2 volte, credo, e comunque è sempre arrivato molto molto bene. Adora il Rally di Sardegna. È qui. Mi sembra che vada anche a vedere quali pneumatici. Attenzione. Qui Cazzuta ha montato, che chiaramente è previsto, è consentito dal regolamento. Ora parlano o scherzano tra di loro, non sappiamo chiaramente cosa si stiano dicendo. Magari mette un po' di pressing, come faceva Alberto Torba alla partenza delle gare, andava lì a mettere un po' di pressione agli avversari.
fa qualche esercizio di stretching il nostro Dani Sordo. E poi abbiamo però Takamoto Takatsuta, uno dei piloti più simpatici, ci fa veramente morire da ridere, e alfiere di Toyota. Guarda, questa mattina l'ho visto fare una cosa che mi è veramente piaciuta. Prima dello shake down, cioè prima di lasciare il palco assistenza, ha dato il 5 a tutti, ma dico tutti, i meccanici, l'ingegnere che lavorano sulla sua macchina, uno a uno. C'era anche la ragazza dei media che stava facendo un rimpetto, non lo so, è andato lì, gli ha dato il 5 prima di essere in macchina a tutti, veramente un bel gesto. Bello, questo è il fair play, questa dovrebbe essere la modalità dei piloti di Pirelli, ma adesso godiamoci il sound della Yaris di Takamoto. Camilla. Che dire, lasciamo parlare loro, facciamo parlare il sound di queste meravigliose Rally 1 e questa hybrid di Takamoto Katsura. Una tecnica neanche facile, direi, perché un misto di accelerazione e frenata, gran lavoro per i piedi. Gran lavoro per i piedi è fondamentale, scaldare le gomme. Adesso poi parliamo anche di gomme, parleremo anche con uno dei personaggi più accreditati a parlare di gomme, se si collega, cioè vediamo. Uno dei migliori, più accreditati a parlare di gomme, è sardo e rappresenta davvero un'eccellenza dell'Italia nel mondo. Chi è? Vediamo se lo... vediamo se ce la facciamo. Eccolo! Vediamo. Non ci sentite, non ci sentite. Vediamo una faccia un po' seria di Terenzio. Non sento niente io. Dice, non sento niente, ma noi sentiamo te, Terenzio. Noi ti sentiamo. Non vanno le cuffie. Eppure noi ci sentiamo. Terenzio Testoni, ricordiamolo, Camilla, nel frattempo. Adesso? Eccomi qua, sì, ti senti, Terenzio? Mi sento adesso. Fantastico. Tutti. Allora, hai sentito come ti ho presentato? Eccellenza sarda italiana nel mondo. Però raccontaci, dici un po' cosa stanno facendo i piloti a scaldare le gomme. Ma allora, adesso è vero che queste qui sembrano una prova spettacolo. Diciamo che stanno un po' conservando le gomme per... Lasciamo magari un attimo, se non ti dispiace, Terenzio, spazio all'azione, poi torniamo. Allora, raccontaci un po' quello che stavi dicendo della prova spettacolo. Ah,
Quindi questo era Dani Sordo che ha scaldato le gomme, pronto a partire in direzione prima prova Olbia Cabu Abbas. Dani Sordo che ha sempre fatto bene sull'isola dei Quattro Mori e che è pronto a portare un bel risultato per la Hyundai, che ricordiamo ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni del Rally Italia Sardegna. Ecco Terenzio, tutto, la scena è tutta per te, vai! No, allora dicevo che appunto essendo una prova abbastanza corta tutti cercano di avere il pneumatico pronto dal primo metro, perché devono cercare di darle 100% in poco tempo, perciò cercano appunto di scaldare il pneumatico più velocemente possibile, perché sanno che dal momento che loro partono hanno veramente un minuto e mezzo per esprimere il loro massimo potenziale. Bene, Terenzio, visto che ci sei, approfittiamo per chiederti una cosa che tutti quelli che ci stanno seguendo si stanno chiedendo. Hanno messo probabilità di pioggia nei prossimi giorni. Ecco, come siete preparati con Pirelli a questa eventualità? No, vabbè, allora... Attendiamo magari l'API e poi ne parliamo, Terenzo, scusa. Terenzio, ti chiedevo dell'eventualità pioggia. No, dicevo appunto, noi siamo preparati perché comunque noi sul gare portiamo sempre la doppia scelta, che in questo caso la soft è quella che dovrebbe diciamo essere utilizzata in caso di pioggia. È vero che ne hanno a disposizione solo 12, ma questo fa parte della strategia di ogni singolo pilota che deve cercare di capire quando e dove è meglio utilizzarle. Ok, Terenzio, un'altra domanda secca. Quanto perde Calle Rovanpera domani al chilometro dovendo pulire la strada? Secondo te? Ma allora, dipende come la strada, perché se la strada fosse bagnata, Calle invece non perde niente, ma un vantaggio rispetto a chi parte dietro. Perciò il meteo veramente è quello che deciderà chi sarà più veloce... soprattutto domani come primo sulla strada. Certo, se fosse tutto asciutto, che secondo me non lo è perché ha piovuto ancora oggi sulle prove, se fosse tutto asciutto sicuramente Calle pagherà rispetto a chi partirà quarto o quinto dal mezzo secondo a un secondo chilometro. Bene, questo è molto interessante perché si dice sempre che è molto svantaggiato chi parte per primo, però non abbiamo proprio il metro di quanto può essere questo svantaggio. E nel frattempo Terineville Camilla sta per iniziare la sua procedura di riscaldamento pneumatico, quindi chiediamo a Terenzio se può regalarci qualche altro minuto in nostra compagnia e attendiamo il riscaldamento di Neville e poi torniamo a parlare di pneumatici con Terenzio Testoni. Vi aspetto allora. Grazie gentilissimo Terenzio. Allora, Albi, parlavamo di Terineville, che ha vinto già due volte sull'isola dei Quattro Mori e è alla ricerca di un bel risultato, anche perché la classifica è ancora con...
Domanda per Terenzio, ma non so se è ancora collegato con noi. Terenzio, ci puoi sentire? Sì, ci sono. La domanda è: ci sono varie tecniche per il riscaldamento dei pneumatici? Abbiamo visto in questo caso Neville cosa arrivare al bloccaggio in un paio di occasioni, oppure è un po' una tecnica comune per tutti? Ma, diciamo che la tecnica è comune per tutti, poi come sappiamo ogni pilota poi al suo stile, come allo stile di guida, allo stile di come scaldare le gomme, però diciamo che la procedura è uguale per tutti. E vengono date delle indicazioni da parte vostra sulla temperatura da raggiungere o? Ma allora sì, noi diamo le informazioni che sono appunto riguardano le pressioni e le temperature ideali per cercare di rendere il pneumatico più performante possibile. Grazie. Abbiamo Terenzio, abbiamo Evans e dopo lo salutiamo. Rimani ancora con noi, sei così gentile a rimanere ancora un po', Terenzio? Ancora qualche minuto? Ce la fai? Sì, non c'è problema. Terenzio, ci sei ancora? Mi sentite? Ci sono ancora? Allora, un'altra domanda. A detta di molti, questo di quest'anno è il percorso più difficile di tutti i 20 anni. Sei d'accordo? E se sì, dove si vince la gara? No, allora, sono d'accordo, sì, confermo che quest'anno penso che sia uno dei più difficili, ma soprattutto perché il meteo, essendo così instabile, renderà ancora tutto più difficile. Non dimentichiamoci che la prima prova di domani, Tantaringles, è 20 anni appunto che non si faceva, e già il primo anno, quando è stata fatta, è stata una prova selettiva, dal punto che Solberg è stato il più veloce di circa 15 secondi e ha vinto la gara grazie alla sua performance della prova di Tantaringles.
perciò già domani sulla prova di Tantarile avremo già una piccola fotografia di quello che sarà la gara, poi sicuramente anche la prova da 50 km. Grazie, bene, lo segniamo, eh. Domani occhio a chi è più veloce sulla prima prova speciale. Vediamo un certo Sebastiano. Un'altra domanda, Terenzio, non so se Roger voglia fare una prova di partenza, aspettiamo magari. No. Dicevamo, Terenzio, è sensibilità dei piloti capire quando il pneumatico ha raggiunto la temperatura corretta, oppure ci sono dei sistemi, dei sensori per cui in vettura hanno un'indicazione della temperatura dei pneumatici? Ma allora sulle vetture loro riescono a vedere cioè la pressione del pneumatico, però diciamo che sono loro che hanno il feeling di quando il pneumatico riesce a generare il massimo grip, sono loro proprio quelli che hanno questa chiave di lettura. Quindi già qui un po' il pilota fa la differenza, già ancora prima di entrare in speciale qui c'è già un primo apporto del pilota, ecco. Sì, è anche vero che stiamo parlando di una prova molto corta, perciò diciamo stare anche un po' attenti a fare le valutazioni, cioè questo sicuramente è una valutazione che si potrebbe fare, che si deve fare domani dopo la seconda o la terza prova. Bene, gustiamoci a questo punto l'azione di Oit Tana, che poi ti devo chiedere ancora una cosa, Terenzio, però una curiosità che ho per te. Dai, aspetto allora a voi, dopo devo scappare, però vi aspetto allora. Yeah.
Camilla, ti hai incuriosito con la tua curiosità per Terenzio? No, domanda banalissima, però ti voglio sul pezzo, mi devi rispondere. Dammi il podio di questo Rally Italia-Sardegna 2023, primo, secondo e terzo. Ah, sicuramente tutti e tre avranno pneumatici Pirelli. Ok, bellissima risposta, voglio sapere chi vince. Vince, come hai detto prima, è veramente molto difficile perché purtroppo col meteo così si fa fatica. Se sapessi che andrebbe a piovere tutti e tre i giorni, ti direi calle. Perché okay, siamo sulla strada con l'acqua, hai un bel vantaggio. Comunque non hai lo svantaggio di quello che parte quando ti asciutto. Però metterei comunque dentro calle, Neville, Ogier. Ogier lo do per scontato. Ok, grazie, beh, almeno ho risposto. Bravo Terenzio, grazie. Aperitivo direi. E un grazie a Terenzio Testoni che purtroppo ha dovuto salutarci per i mille impegni che lui ha. Beh, ovviamente è stato molto disponibile, grazie Terenzio, grazie per la professionalità, la simpatia, e poi ragazzi è un sardo, che bello credo essere nella sua terra e festeggiare un anniversario così importante. Diciamo che lo stiamo sentendo un po' tutti questa storia dei vent'anni. Adesso abbiamo Andrea Mendes, fase di riscaldamento. Abbiamo terminato questa diretta, speriamo che sia piaciuta, sicuramente vi è piaciuta l'azione che avete visto, il sound dei protagonisti di questa edizione, e quindi magari lo rifacciamo. Che dice? Perché no? Ciao. Nel frattempo continuate a seguire il Rally sui canali social della Rally Italia Sardegna. Buongiorno a tutti da Camilla Ronchi e Alberto Broianigo. Ciao ragazzi.